Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegherò i rendering multipass con il software Cinema 4D. Il rendering multipass serve che cosa? Ad esportare singoli livelli di una scena, per esempio l'ombra, una luce, l'effetto dell'illuminazione globale, l'ambient occlusion, l'oggetto della scena, quindi per poi appunto importarli su After Effects e elaborarli singolarmente, quindi poter manipolare questi singoli elementi su After Effects. Allora, in questo caso io esporterò solamente l'ombra e l'effetto, cioè l'ombra, l'effetto dell'ambient occlusion, dell'illuminazione globale e l'oggetto con la scena, con lo sto sfondo in pratica. Allora andiamo a prendere innanzitutto uno sfondo, andiamo su file, nuovo materiale, clicchiamo qui, doppio clic, texture, carica immagine, prendiamo l'immagine da sfondo, da background, ok, togliamo la specularità che non ci interessa, trasciamo questo sullo sfondo, poi prendiamo un pavimento, abbassiamo un poco, mettiamo una prospettiva. Trasciniamo questo nel pavimento, questo materiale, proiezione frontale, tasto di destro del mouse, Cinema 4D Tag Compositing, sfondo compositing, ok. Poi andiamo a prendere duplichiamo questo materiale qui, CTRL più sinistro del mouse, quindi CTRL più sinistro, doppio clic e lo chiamiamo GE. Poi andiamo su Texture, copia canale, luminanza, incolla canale. Ok, andiamo a prendere un oggetto cielo, trasciniamo questo materiale qui, poi tasto destro del mouse su cielo, Cinema 4D Tag Compositing, sfondo compositing, visibile dalla camera, facciamo un rendering. Ok, prendiamo un cubo, lo mettiamo sopra il pavimento ovviamente, un po', ok. Smussatura, lo facciamo più gradevole. Poi prendiamo un materiale, file, shader, Dunnell, per esempio, tasto sinistro del mouse, mettiamo un colore verde, ok, trasciniamo sul cubo, poi prendiamo una luce, vista, la mettiamo dietro il nostro cubo, un po' dietro. Generale ombra, mappa ombra morbide, vista 1, facciamo rendering. Ok, facciamo un pochettino più qua la nostra luce. Ok, poi andiamo a prendere un'altra luce e la posizioniamo davanti in modo che si vede meglio. Ok, adesso va bene. Ora un'altra cosa che dobbiamo fare, andiamo su cubo, tasto destro del mouse, Cinema 4D Tag Compositing, buffer oggetto, abilita. Buffer 1, questo è il numero dell'oggetto. Ovviamente questo ci esporta l'oggetto in un formato Luma Matte. Se avevamo un altro oggetto, per esempio, prendiamo una sfera, poi dobbiamo mettere, per esempio, qui tasto destro del mouse, Cinema 4D Tag, Compositing, Buffer 2. Vedete? Mettiamolo qua, per esempio. Va bene, comunque, questo lo cancelliamo, però vi farò vedere solo questo. Comunque, poi dopodiché, andiamo su, selezioniamo luce con l'ombra, mappe ombre morbide, per ora nessuno. Andiamo qui, settaggi di rendering, salva, anzi multipass, mettiamo buffer oggetto. Ok, dopodiché anti-aliasing migliore. Poi andiamo su salva,
salva, e qui lo chiamiamo, salviamo, render normale JPEG. Poi andiamo qui, clicchiamo qui su salva, e questo lo chiamiamo render oggetto 8 bit, ricordiamo. Poi facciamo un rendering, andiamo, siamo su immagini, andiamo su singolo pass, e ci fa vedere il buffer oggetto in formato luma matte, il nostro oggetto. Ora cosa facciamo? Andiamo a vedere cosa ha creato. Ha creato questi due elementi qua, quindi vedete? Ok, ora andiamo sulla luce, qui ombra, mappe ombre morbide, facciamo un rendering. Ok, si vede l'ombra. Andiamo qui, togliamo la spunta da buffer oggetto, opzioni, togliamo luci di default, poi andiamo su multipass e mettiamo l'ombra e l'occlusione ambientale. Andiamo su effetto, illuminazione globale e occlusione ambientale, aumentiamo un pochettino l'occlusione, tanto possiamo ridurla con After Effects. Dopodiché andiamo, scusa, torniamo qui, salva, questa togliamo l'opzione, e qui lo chiamiamo render multipass. Ok, facciamo rendering, abbiamo un'immagine, cioè vedere l'occlusione ambientale. Vedete l'ombra? Una cosa molto importante da dire è che, per esempio, l'output deve essere le dimensioni di questo qui, quanto appunto la vostra immagine, il vostro video, deve essere la stessa dimensione, altrimenti si sfasa tutto, no? Quindi questo deve essere, ricordiamo, l'output deve esportare la stessa dimensione del vostro, della vostra immagine, del vostro video. Ok, l'ombra è questa. Qua c'è l'immagine completa. Adesso andiamo su, quindi vediamo cosa è esportato. Ok, multipass shadow ambient occlusion. Adesso andiamo su After Effects, trasciniamo questi quattro elementi ovviamente che ci ha creato su After Effects. Prendiamo il render normale, trasciniamolo qui, lo duplichiamo, quindi CTRL più D, CTRL più D, poi prendiamo l'oggetto, render oggetto, lo mettiamo qua sopra, selezioniamo il render normale, quello duplicato, questo qua, poi qui, mascherina, luminanza, render oggetto. Ricordiamo qui 8 bit, come abbiamo esportato su da Cinema 4D, 8 bit. Poi andiamo a prendere nostra home, nostra ambient occlusion, metodo di fusione moltiplica, e l'ombra, metodo di fusione, ecco, l'ombra, metodo di fusione moltiplica. Vedete che è un po' oscura. Facciamo una zoomata, facciamo vedere. Se l'ombra non vi piace, quindi questo livello dell'ombra non vi piace, cliccate ovviamente sul render shadow, che serve questo qui, quindi tasto T, e possiamo, no, questo è l'ambient occluso, scusate, T, e vedete che l'ombra possiamo
appunto ridurre l'opacità dell'ombra, no? Ecco qui. Stessa cosa con diciamo l'effetto dell'ambient occlusion, in base a come ritenete voi giusto. Vedete? Dopodiché possiamo modificare anche cliccando qui su render. Su questo punto livello sarebbe normal render duplicato con il luma matte e applicargli degli effetti di correzione colore, per esempio i livelli, renderlo un po' più scuro o comunque più omogeneo alla nostra immagine. Vedete? Vedete voi? Oppure effetto correzione colore, tonalità saturazione, togliamo un po' di saturazione. Comunque, voi vedete come effettuare la correzione colore nel miglior modo possibile. Luminosità. Togliamo un po', possiamo attribuire un effetto di sfocatura. Vedete? E così via. Questo è tutto, ciao da Phoenix Lab.